Non volevo intervenire sulla vicenda di Sgarbi, ma sento di doverlo fare, non solo perché è un mio amico, ma perché credo nella sua correttezza, nella sua innocenza, ma soprattutto perché la correttezza dei suoi comportamenti in questa vicenda passa proprio dalle mie mani. Io sono testimone oculare di una serie dei fatti attribuiti a Sgarbi ingiustamente e chiederò per questo sia alla procura di Imperia, se il processo non verrà archiviato prima, sia alla procura di Macerata, se anche lì il procedimento non verrà archiviato prima, come mi auguro, di testimoniare nei due procedimenti a carico di Vittorio Sgarbi. Perché è troppo facile fare il tiro al piccione su Sgarbi. Sgarbi è ingombrante per tutti, per il suo governo, per l'opposizione, per i giornali, per i talk show e persino per i suoi amici o presunti tali. Perché tutti i giornali e tutte le televisioni fanno il tiro a piccione su Sgarbi? E perché soltanto il Corriere della Sera non lo fa? Perché il Corriere della Sera, correttamente, ha fatto più volte interviste a Sgarbi e gli ha permesso di difendersi. Tutti gli altri non hanno fatto interviste o hanno fatto articoli contro, compresi per esempio alcuni commentatori dello stesso Corriere della Sera, come Gramellini. Io ho chiesto al mio direttore di fare un commento, come dire, di diverso parere rispetto a quello di Gramellini. Il direttore mi ha detto di no, va bene, è sua prerogativa, però il direttore del Corriere ha comunque disposto, deciso che si facessero delle interviste a Sgarbi, quindi un equilibrio lì c'è, ma su tutte le altre reti, su tutti gli altri giornali, il tiro al piccione, ma da destra a sinistra, perché Sgarbi è ingombrante, perché fa ombra fin dal primo momento a questo ministro, a San Giuliano, la cui grande formazione giornalistica, il cui grande curriculum l'ho portato ad essere ministro, per merito totale. È ovvio che ci vogliono 250.000 San Giuliano per fare uno Sgarbi, e in qualunque ministero Sgarbi, soprattutto in un ministero come quello della cultura, oscurerebbe. Ma tutta questa premessa in realtà è solo per dire della scorrettezza di tutti sulla fonte di questa notizia. Tutti hanno detto: sono partite due lettere anonime, queste lettere anonime sono arrivate a San Giuliano le ha mandate correttamente. Attenzione, sottolineo l'avverbio correttamente, all'antitrust, non ha chiamato il suo sottosegretario. E l'anonimo, che poi anonimo non è più stato da un certo punto in poi, ha reso interviste. Si è fatto intervistare, non farò i nomi di tutti i giornalisti in TV e sui giornali che hanno intervistato questo signore che si chiama, da un certo punto in poi, si chiama Dario Di Caterino. Ecco, il punto di tutta la vicenda è nel suo peccato originale, nel suo momento di partenza, perché questo signore nessuno lo ha detto, non lo ha detto Report, non lo ha detto quello che fa il rocchettaro del Fatto Quotidiano, non l'ha detto nessuno, non l'ha detto Gruber, non l'ha detto nessuno. Questo signore si spacciava come Dario Antonio. E questo signore, io lo conosco personalmente, ecco questo qui, ha fatto un selfie con me. Qui siamo a Mattinata, nel Gargano, alla inaugurazione di un museo l'estate scorsa. Sgarbi come sottosegretario interviene, parla di questo bel museo di Mattinata, e lui, Dario Antonio, non Dario Di Caterino, perché lui si è spacciato dal primo momento come Dario Antonio, ha usato una falsa identità, altro che solo anonimo, ci ha tenuto a fare un selfie con me. Poi questo telefonino è pieno anche di messaggi con questo Dario Antonio, che io ho conosciuto in varie circostanze: la campagna elettorale di Arpino, dove Sgarbi è sindaco, la rassegna estiva di Castellabate, dove io sono stato anche ospite a presentare uno dei miei libri, la campagna elettorale di Altamura, dove Sgarbi è stato capolista per una lista civica schierata
per conto proprio, mentre il ministro San Giuliano appoggiava un'altra lista di centrodestra. Bene, questo Dario Antonio ha sempre operato, non dal 2022 come lui dice, ma dal 2023, dall'inizio del 2023, spacciandosi come social manager, come in realtà cercava di mettere le mani su tutte le attività di Vittorio Sgarbi. Lo filmava ossessivamente 24 ore su 24, quasi volendone carpire tutti i momenti pubblici e privati, per fare cosa di queste immagini, di questi momenti anche di vita privata. A me personalmente dava molto fastidio, e l'ho detto a Vittorio Sgarbi, e l'ho detto anche a quelli del suo entourage, del suo staff. E lui, questo Dario Antonio, non Dario di Caterino, ha cercato di ingraziarsi il sottoscritto, che diciamo è un po' più allergico a questi comportamenti. E questo Dario Antonio non si capisce perché e come sia arrivato nella cerchia di Sgarbi. Io una mia idea ce l'ho, e prima o poi la verità verrà a galla. La mia idea è che è stato mandato da qualcuno, probabilmente da qualcuno anche all'interno dello stesso governo, perché si mettesse alle costole di Vittorio Sgarbi e trovasse una qualunque granello di sabbia, una qualunque apparente contraddizione, una qualunque cosa sulla quale poi costruire questo infame tiro al piccione su Vittorio Sgarbi. Perché è impossibile che uno che si fa passare per Dario Antonio non dica, e si venga a scoprire dopo, che è stato arrestato, è stato agli arresti domiciliari, è stato condannato e probabilmente è pluripregiudicato, non soltanto pregiudicato, e che ha detto anche a me di aver passato delle vicende drammatiche, come l'essere stato in coma, una bugia di sana pianta, e ha detto anche a me una serie di cose che poi si sono rivelate false, perché lui cercava che cosa? Di fare quello che Vittorio Sgarbi non voleva fargli fare, se non occasionalmente, e cioè le riprese, il montaggio dei video che riguardassero la sua attività politica, istituzionale, di intellettuale, che va in giro, non, come ha detto Travaglio, a tagliare nastri, quelli forse li taglia lui, ma a spiegare l'arte, a divulgare culture, come tutti gli intellettuali a 360 gradi. Non gli si può dire ti devi occupare solo di pittura e non di architettura, solo di letteratura e non di politica. Un intellettuale a 360 gradi come Vittorio Sgarbi fa tutto questo. Dov'è il problema per Sgarbi? Il problema qual è? Che è presidente di 17 istituzioni culturali? Che è sindaco di Arpino, prosindaco di Urbino, ma lui queste cose le fa con un solo e unico stipendio. Anzi, ha fatto pure una proposta, l'ha detto spesso in pubblico, in Parlamento, che se uno facesse il sindaco, il ministro, l'assessore da un'altra parte, con un unico e un solo stipendio, sei in grado di fare tutto questo. E se Sgarbi vive tutta la sua vita in macchina, e quindi fa le cose che una persona normale farebbe in un mese, lui le fa in una settimana. Il problema dell'antitrust qual è? Allora, Dario Antonio è questo personaggio di Gogol, questo Nesdrof, questo mentitore. Io mi chiedo come abbia fatto a registrarsi negli alberghi quando andava in giro con Sgarbi, con quale nome si è registrato e come mai ha detto a tutti, me compreso, che si chiamasse Dario Antonio. E perché questa domanda? I giornalisti d'inchiesta, adesso lo vengano a spiegare a me, i giornalisti d'inchiesta, che cosa è un'inchiesta? Lo vengano a spiegare a me, che da 35 anni faccio inchieste, perché in TV, quando sento dire Sgarbi ha nominato a Saleni anche un suo autista assessore in un comune sciolto per mafia, il comune di Saleni di cui Sgarbi era sindaco venne sciolto per mafia in maniera illegittima, illegale, proprio quando noi facevamo un programma sulla RAI, Ci tocca anche Sgarbi, che ci venne chiuso perché in RAI denunciammo lo scandalo dell'eolico che Vittorio Sgarbi aveva già denunciato nel Trapanese,
nella cui provincia si trova Salemi, proprio per gli investimenti di Messina Denaro e di altri mafiosi e non, anche dei fondi di investimento esteri mafiosi come Messina Denaro, che investivano in questa, in questo scandalo, in questa porcheria. Quindi aver nominato un assessore al comune di Salemi perché in quel momento lo stavano sciogliendo anche come forma teatrale e, come dire, ritorsiva in senso buono da parte di Sgarbi nei confronti di chi lo aveva accerchiato, non è più grave di aver avuto ministro degli esteri Di Maio, non è più grave di aver avuto Toninelli ministro dei trasporti o delle infrastrutture, non è più grave di aver avuto Conte, un professore universitario con la carta carbone, che sul quale normalmente non si è fatta neanche più di tanto un'inchiesta quando era al governo e ha abbonato con, in un decreto mille proroghe, 1 milione di euro al papà della sua compagna, proprietario dell'Hotel Plaza, per un ammontare appunto di 1 milione di euro di tasse di soggiorno non riscosse dal comune di Roma. Ma io non voglio dire le cose degli altri per difendere Sgarbi, tornerò nel merito su questo. Ciò che voglio oggi e mi preme dire è che falso non è il quadro di Rutilio Manetti di proprietà di Sgarbi, che è diverso da quello rubato nel castello dove è stata rubata quella patacca. Falso è Dario Antonio, che da un certo punto in poi diventa Dario di Caterino, non la tela che non vale nemmeno 20.000 euro, quella autentica. Così come non ho sentito nessuno esibire il contratto di questa società Estia, di cui sarebbe socio unipersonale, è socio unipersonale la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, che quel contratto per il Valentin di Boulogne non lo ha nemmeno firmato, non c'è la firma di Sabrina Colle su quel contratto della società Estia. Queste cose emergeranno nei processi e queste cose ci permetteranno di dimostrare come il tiro al piccione su Vittorio Sgarbi è una palla come questa qui, è una palla, cioè, perché è una cosa falsa, ed è una palla che adesso andrà nel campo avverso e dovranno davvero, come dire, vedersela loro con le enormi falsità che stanno dicendo su questa storia, per togliere di mezzo una persona intelligente, ingombrante naturalmente, preparata, e voglio dirlo perché lo conosco, è un uomo buono. Seconda puntata, per dire altro di questo tiro al piccione fatto da vigliacchi che di giornalismo e di etica professionale, di etica personale, non hanno nulla.